Con il direttore generale della Carpisa Yamamay, Italo Palmieri. Italo, oggi brutta sconfitta, però da apprezzare comunque la volontà delle ragazze. Ma brutta sconfitta perché il risultato 5-1 è pesante. Queste sono quelle gare che noi sappiamo che la differenza tecnica e anche fisica delle nostre avversarie fa la differenza. Dispiace che ci sono stati un paio di infortuni proprio pesanti che hanno determinato l'andamento, direi, dell'incontro. Dopo essere riusciti anche a pareggiare grazie a un bel gol di Pirone, siamo subito andati un'altra volta in svantaggio. La nostra è una squadra giovane, una squadra che ha bisogno di tempo per crescere, noi dobbiamo lavorare in questo senso, dobbiamo mantenere i piedi per terra quando facciamo un bel risultato, come è stato per esempio la settimana scorsa, e anche la sconfitta con la Torres forse ci ha illuso di aver già fatto strada, mentre invece le squadre del calcio femminile come il Bardolino Verona hanno nel loro DNA l'abitudine a partite di questo tipo, hanno la qualità di alcune calciatrici che fa la differenza. Dobbiamo dare soltanto tempo alle nostre calciatrici di crescere e poi magari augurarci anche che pian piano in questa fase di Natale riusciamo anche a integrare la rosa per renderla un po' più esperta. Grazie. Grazie a voi.